possibile a patto di crederci davvero. Conoscere le ricette, il mangiare, il tipico di ogni posto. La pizza, la pasta, non lo so. La pasta cacio e pepe, che penso sia tipica romana, quindi piacerebbe riproporla. Insomma, un po' di confusione c'è, e allora tra monumenti e chiese saranno le guide turistiche a dover dare le spiegazioni giuste anche sul cibo. Possono sapere tutto della storia dell'arte, ma non devono poi scivolare sul nome di un piatto o su una ricetta. Si comincia a Milano con le prime lezioni di formazione enogastronomica tenute da grandi chef, e poi sono previste anche visite per imparare nelle aziende. Noi pensiamo che proprio il legame con il territorio, con il saper fare, con le professioni, con i grandi produttori, sia la carta vincente rispetto a una grande improvvisazione che c'è oggi sul mercato. A chiederlo sempre più spesso sono gli stessi turisti. Vengono già a conoscenza di quello che vogliono vedere. Ovviamente ci sono dei posti e delle città che sono estremamente congestionate da questo turismo, e quindi è un modo per far anche spostare, diciamo, i flussi turistici. Spostarli dove? Nelle vicinanze della città, perché anche nelle vicinanze della città ci sono luoghi importanti. Altri posti interessanti sono dentro le città, si tratta di scoprirli, per esempio i mercati rionali. A Firenze, come a Roma, capita sempre più spesso di imbattersi in gruppi di turisti. Vogliono sapere quali sono le verdure di stagione, cercano ingredienti e ricette, esperienze di prima mano da portare a casa. Lì si vivono i colori, si vivono le situazioni quotidiane, si vive, diciamo, lo scambio anche tra le persone, dove ci si incontra e dove si va anche a prendere, come si fa in Italia, un buon caffè. Questa è la casa dove nel 1800